Cari amici, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Starcasting Academy. Abbiamo scelto una location toscana, siamo con l'Argentario alla mia destra, la spiaggia della Giannella, e vi dico subito perché abbiamo scelto questa spiaggia. Questa è una puntata di surf, puff, pesca a fondo, beach ledgering. Le condizioni meteorologiche non sono particolarmente orientate verso il surfcasting, quello che piace a noi, con le onde, non possiamo avere sempre tutto, abbiamo dovuto operare una scelta dettata da cosa? Da una serie di condizioni che adesso andremo a vedere. C'è anche un confronto, una piccola gara, si fa per dire naturalmente, tra due canne che andremo a vedere, delle 130 grammi, dalle prestazioni veramente interessanti. Le canne sono in pesca. Ci vediamo fra un istante, sistemo due cose e poi cominciamo a parlare. Diversi amici sul canale YouTube della Trabucco, dove vengono proposti questi video dopo il passaggio televisivo su Italian Fishing TV, mi hanno chiesto di spiegare, concedetemi il termine, come individuare i settori guardando la spiaggia, perché quando ci sono le onde abbiamo le idee abbastanza chiare, ormai credo, frangente, frangente, non frangente in mezzo, vuol dire canale, acqua più profonda. La frangenza è in funzione della profondità dell'acqua, e quando l'altezza dell'onda è superiore alla profondità dell'acqua che ha sotto i piedi, l'onda frange. Quindi è chiaro che se l'onda prosegue tranquilla e non frange, l'acqua è più profonda dell'onda stessa. Ma questa è una situazione facile. Ma quando il mare è così, come facciamo? Dobbiamo guardare la spiaggia e la sua lunghezza. Quindi dobbiamo semplicemente osservare quello che è la linea della battigia. Ci svela un sacco di cose. Vi faccio un esempio molto, molto semplice. Vediamo che questo è un settore rettilineo con un'insenatura abbastanza ampia, una piccola punta, una nuova insenatura. Le due insenature sono l'indicazione chiara che lì davanti, non orientato dritto per dritto, probabilmente verso sinistra o verso destra, vi sono dei canaloni. Dobbiamo chiaramente con i nostri lanci cercare di individuare le zone un pochino più profonde, oppure, importantissimo, lanciare, mettere la canna in tensione. Questo ci aiuta tantissimo la treccia, ad esempio l'intrecciato, recuperare lentamente e sentire il piombo che viene trattenuto, quasi avessimo preso una seppia, avessimo preso uno straccio. Se il piombo viene trattenuto dalla sabbia, vuol dire che la sabbia è morbida, vuol dire che il fondale è fertile. Se il piombo comincia a saltellare, è una zona arida, è una zona dove difficilmente potremo prendere qualcosa, a meno che non lo andiamo a prendere con gli ami alti, flottanti, qualche pesce di passaggio. Ma quelle sono prede secondarie di emergenza, di salvezza. Quindi lanciamo, recuperiamo e cerchiamo di capire dove troviamo il fondale morbido, dopo aver osservato, come ho detto, la spiaggia per lunghezza. Spero di aver potuto aiutare questi nostri amici, l'avevo promesso su YouTube, e su YouTube vi invito, se c'è qualcosa cui sono in grado di rispondere, scrivetemelo, tanto io le leggo tutte le cose belle e le cose meno belle, e cerco di rispondere a tutti coloro che hanno un quesito che la mia esperienza, a cui la mia esperienza è in grado di rispondere. Peschiamo! Vediamo un po'. Si vede che stava nuotando verso di me. Adesso, appena ho messo bene in tensione il filo, ha cominciato a difendersi. Si sposta laterale. Sorprendente. Ero convinto di aver preso quelle mormorine di 2 centimetri. Canna sto usando la Supernova, la versione 130 grammi. La Beach. Ci siamo, la fase finale. Pieno di alghe, devo tenere il filo alto, ecco la bella fuga, questa è una preda che non mi aspettavo. Vediamo un po', eccolo, questo è veramente una grande sorpresa, grandissima sorpresa, un sarago, si è pappato tutto, un bellissimo pesce.
questa sarebbe una bella cena. Ma noi, come da tradizione, facciamo una cosa, anche se qua è un mezzo porcile, lo rimandiamo via. Che dire, a volte il mare riesce a essere sorprendente. Eccola qua, ha mangiato il saltarello addirittura, ma in queste condizioni di mare così torbido, così sporco, perché i giorni passati ci sono state delle fortissime mareggiate che hanno portato un sacco di immondizia, evidentemente essendo questo il primo giorno ci sono le condizioni perché il pesce sia ancora sotto a grufolare, e non vedo perché non lo dovrebbe fare. Ovvio che se scegliamo in queste situazioni una spiaggia di acqua pulita, con questo mare le possibilità sono veramente poche. Ora, visto che sembra che ci sia attività e anche sull'altra canna ho visto un sacco di piccole mangiate, continuiamo a pescare. Queste situazioni di pesca, la mia scelta personale, ma credo che sia condivisa da molti, è quella ovviamente dell'arenicola. Arenicola in primis, secondo una scatoletta di saltarello coreano per la parte flotter. Sto vedendo diverse mangiatine sul flotter, non scendo troppo sulla misura degli ami perché non voglio bucare micro pesci inutilmente. Per cui mi trovo quasi sempre il flotter, il saltarello, quasi completamente sfilato, segno che si tratta di pesci così, lasciamoli perdere, lasciamoli crescere. Due note sui travi, mare calmo, presenza di vento. Sto pescando con lo 0,16 perché il mare è calmo, potrei andare anche sul 18 in modo da avere un pelino più di rigidità perché è torbido il mare, però intanto il 16 mi sento più tranquillo. Bracciolo lungo 80 cm, si vede, forse qualcosa in più. Piombi 80 grammi, non più grossi di 80 grammi, in questa fase. Se sale il vento andiamo verso i 100 grammi, 110 grammi. Una pesca un po' mista, un po' beach, un po' pesca a fondo, chiamiamola, ma le definizioni sono inutili, stiamo pescando alla spiaggia. Come si vede dagli ombrelloni, dalla situazione estiva alle mie spalle, ci siamo quasi. La stagione del surf è verso la fine e le condizioni di mare lo dicono chiaramente. Ci si sta preparando per una lunga stagione estiva. Ricordiamoci che ci sono delle ordinanze delle capitanerie che ci impediscono di pescare durante il giorno. Noi siamo ancora dentro, da domani sarà impossibile pescare di giorno, a meno che non andiamo in spiagge veramente molto isolate. Facciamoci attenzione perché altrimenti potremmo incappare in qualche controllo, appunto, delle capitanerie di porto, dei vigili, ci potrebbero dare fastidio. Se ne riparlerà chiaramente a settembre, ma le stesse situazioni di pesca saranno diverse. Adesso sono semplici, veniamo in questa spiaggia perché c'è stata una mareggiata, è uno dei pochi posti dove comunque i bagnanti non sono ancora presenti, sebbene questa primavera sia stata disastrosa. Le due canne sono in pesca, si tratta solo di aspettare. Ecco qua! Pepinino, sembra un bel pesce. Supernova XT Beach, 4 metri e 33 pezzi. Una canna adattissima anche questa a situazioni di mare crescente o in discesa, non una canna puramente da surf, una canna facile e leggera, quindi adattissima grazie a un cimino molto leggero, molto sensibile. La canna è leggerissima, è unita a un 5005, un 6005, diventa un'accoppiata perfetta per queste situazioni.
ripeto, non un beach ledgering, una situazione mista. La Supernova l'ho affiancata a un mulinello tra i miei preferiti, che è l'X-Ride, un 5500 beach, caricato con lo 0.18, quindi un'accoppiata leggerissima. In queste situazioni di mare può anche arrivare il pesce di taglia importante, riusciamo a controllarlo senza dubbio. Abbiamo il piacere di andare in giro leggeri con un attrezzo che ci permette di controllare tutte le situazioni e soprattutto di lanciare lontano. Ora sto cercando abbastanza distante, nonostante un 8-10 nodi, forse meno, di vento in faccia, e il pesce è una decina di metri da me. Il problema è questo, che ora ho preso un bel pesce e si vede che è un bel pesce perché è lì in superficie che si muove e dà delle gran capocciate, solo che c'ha le alghe e le alghe mi danno veramente fastidio. Speriamo che non intacchino il filo. Pian pianino. Mamma mia. Opla. No! Eccolo! Si è slamata! Si è slamata all'ultimo istante! Non ho riuscito a prenderla! Mi vergogno un pochino, lo ammetto! Guardate che orata! Si è slamata qui! In altri tempi altri amici carissimi, in particolare uno, avrebbe risolto questa situazione in un modo che non vi posso raccontare. Diciamo che sono stato un pochino più elegante, estremamente fortunato. Guardate che pesce in compenso, tutto sporco di alghe, ma guardate che orata. Ti sei slamata all'ultimo istante. Che fortuna. Guardate che bel pesce. Scherzi a parte, lasciamo andare. Vai ragazza, torna, che sfiga che hai avuto. Guarda. Vai, vai, corri. La situazione di pesca è bella. Peccato che la spiaggia, ragazzi. Ma si può. Ma si può. Plastica. Plastica dappertutto. Viviamo in mezzo alla plastica. Non c'è altro che plastica. Diamo una mano a ripulire queste benedette spiagge, perché sono i posti dove ci viviamo. Sono i posti dove ci vivranno i nostri figli. Non voglio fare il classico, tra virgolette, pippone ambientalista, però per uno che ha 50 anni che frequenta le spiagge, veramente vedere questo tipo di degrado è assolutamente incredibile. Aiutiamo a tenere pulite le nostre spiagge, ragazzi, e adesso continuiamo a pescare. Sessioni brevissime, due canne, il minimo indispensabile per andare sulla spiaggia, un organizer come questo ci permette di far fronte a tutte le situazioni. Scatolette che contengono quei pochi accessori che ci servono, una decina di rotoli, di bobine pronte, una forbice, due aghi, scorte di filo, e con una borsetta di questo tipo noi andiamo ad affrontare tutte le situazioni di pesca che ci vengono in mente. Spazio per tenere eventualmente un portafoglio, un documento senza perderlo. Comodissimo, maniglia e neoprene, leggerissimo, quattro accessori, andiamo in spiaggia senza caricarci come dei muli, qualche volta è necessario ovviamente, allora abbiamo l'accessorio che fa anche per queste situazioni, questo trolley gigante nel caso in cui affrontiamo delle sessioni impegnative, ma in queste giornate con una borsetta come questa, un organizer come questo, riusciamo a fare tutto. Bella mangiata, mentre innescavo l'altra canna l'ho vista con la coda dell'occhio, con due o tre botte, una leggera spiombata, ed è arrivato un visitatore. Cassia XCT Surf 423, tre pezzi, 4,20 m, 130 grammi. In queste situazioni un po' miste è una canna assolutamente perfetta, perché non è esattamente beach, non è esattamente surf, ma quel compromesso che ci garantisce divertimento, piacere e soprattutto sensibilità. Una triglia. Questa mancava dalla Surfcasting Academy da illo tempore. Dai, via, 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 via.
a casa. Questi sono degli accessori più intelligenti veramente che ho trovato negli ultimi anni. Il modo per andare a raccogliere l'acqua, prendere l'acqua che ci serve per lavarci le mani, per pulire il pesce, per bagnare la renicola, evitando il più possibile di bagnarci. Intelligente, si vede che è fatto da gente che va a pesca sul serio e non la fa dal computer e la scrivania, perché ha una manopola, ha una cima abbastanza lunga, contiene quanto basta per non staccarsi la spalla nel recuperare, non occupa spazio, ci si mette dentro qualche cosa in più. Questo è un accessorio veramente intelligente che mi permetto di suggerire a tutti quanti. Adesso andiamo a vedere un altro. È arrivato un bel pesce, Cassiopea XCT Surf 4,20 m, 3 pezzi, quindi 42,03. Qua, in questa situazione di pesce, l'Hybrid Tip, che ha questa canna, quindi un cimino estremamente sensibile che ci riporta chiaramente verso i cimini da leggere in più puro, quelli che si possono usare anche nelle acque interne, fa sì che accoppiato con l'intrecciato ne salti fuori una sensibilità veramente alta. Sto pescando lontano, ho una treccia naghe 0,12 e quindi con questa accoppiata riesco a raggiungere distanze che 10 anni fa francamente erano impossibili da immaginare. Accoppiata con questa canna, un mulinello interessantissimo, ne abbiamo già parlato in qualche altra puntata, il Lancer XTR Extreme 6005, quindi accoppiata molto leggera ma allo stesso tempo molto potente, però il pesce qua sotto sembra un altro pesce discreto. Eccola, è un'altra orata. Eccola. E vai, 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 vai. Vediamo di un'altra proprio per evitare di intercettare le alghe, anche perché c'è l'alghe plastica. Eccola, un'orata, sta arrivando. Sì, un bel pesciotto di nuovo. Eccola. Un altro pesce stupendo, che è ancora molto arrabbiato però. È agganciato veramente per un pelo. Rischiavo di perdere anche questo. Guardate che meraviglia, che colori. Questo arancione stupendo, espressione cattivissima della nostra regina delle spiagge. La fatti baciare, andiamola via e continuiamo a parlare di tecnica. Ha avuto un momento di incertezza, sembrava capottasse. Adesso tossisco perché mi sta venendo una bella bronchite e continuiamo a pescare. Detto che in un mulinello sto montando un filo dello 0,18, in particolare XPS Velvet Pro Cast, un filo molto particolare, estremamente affidabile. Alcune delle caratteristiche di questo filo, che già al tatto appare diverso, la ragione è molto semplice: sono 3 strati differenti, è una sovrapposizione di strati, una parte esterna in siliconata che dà questa grandissima scorrevolezza sugli anelli, una parte interna che è il core effettivo del filo, quindi dà resistenza al filo, una parte intermedia che è per la resistenza all'abrasione. Diametri disponibili dallo 0,18 allo 0,35, carichi di rottura decisamente interessanti,
si va dai 3,3 kg dello 0,18 fino ai quasi 13 kg della versione 0,35. 300 metri le bobine, colore giallo fluo molto chiaro, eccole qua. XPS Velvet Procast è decisamente un qualche cosa che ci dà una mano e una piccola marcetta in più. Una cosa che mi hanno chiesto sempre sul canale YouTube Trabucco riguarda la posizione delle canne, quando canne basse, quando canne alte. È una mia scelta, ovviamente, si può anche non essere assolutamente d'accordo sul mio modo di impostare la sessione di pesca. Canne alte, spiaggia profonda, lanci molto lunghi, ho bisogno che poca lenza sia in acqua, la voglio tenere alta. Quindi canne che sono delle 4,30, 4,50, 4,70 fino ad arrivare alla Cassiopea XTR da 5 metri, canne alte. Canne basse quando? Spiaggia relativamente bassa, voglio avere vento, non ho praticamente grossi ostacoli davanti, voglio avere le canne stile beach ledgering, stile ledgering, feeder fishing come si fa nei fiumi, quindi inclinate leggermente in tensione in modo che alla minima tocca io sia in grado di vederla e sentirla. Queste sono le impostazioni di massima che suddividono la scelta di tenerle in questo modo oppure anche in questo modo. Quindi spostandola lateralmente, chiaramente in funzione delle condizioni di vento. Perché più è forte il vento, più vado a inclinarla in modo che non lo prenda, non offra troppa pancia e ci sia la massima linearità nel filo che esce dalla punta della canna. Cari amici, siamo arrivati ai saluti finali. Una bella pescata, piacevole, un ambiente stupendo, l'Argentario, spiaggia della Giannella. Due orate, un sarago inaspettato, ma uscito da quegli scogli lì sicuramente, una triglia piccolina, i pesci sono tornati nel loro elemento naturale, non è sempre così, lo sappiamo bene. Concetti fondamentali, abbiamo pescato in una situazione di mare decisamente calmo, non è il surf che vogliamo, siamo alla fine della prima parte della stagione del surf, ora inizia l'estate, ci fermiamo. Perché per filmare dovremmo filmare di notte e sapete bene che è molto difficile avere delle riprese qualitativamente interessanti pescando di notte, quindi sicuramente ricominceremo con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno, quando le mareggiate ci renderanno questa tecnica ancora più affascinante, come al solito, ed è la ragione per cui le scegliamo. Abbiamo parlato di un aspetto importante non tecnico, cerchiamo di portare via le nostre cose dalla spiaggia. Plastica. Prima ho fatto una passeggiata qui nei dintorni e ho trovato le bustine delle Starlight, ma perché lasciare le bustine delle Starlight in spiaggia quando le possiamo appallottolare e buttare ad esempio nei bidoni dell'immondizia? Fatto questo discorso, buona estate a tutti quanti, divertiamoci col surf, non esageriamo quando il mare è troppo generoso, dobbiamo essere generosi anche noi. Come lo siete voi nei confronti di Surf Casting Academy, per cui Jonathan e io vi mandiamo i nostri saluti, ci vediamo alla prossima puntata.